Allardita attenzione agli sport da ring, in particolare ai più giovani. Emanuele Tonoli, di che cosa ti stai occupando in questo momento in particolare? In questo momento sto occupandomi di fare sport proprio da ring, quindi savate, kickboxing, box, facendo divertire soprattutto bambini e ragazzini che partono dagli 8-9 anni di età fino ai 12-13. Lo faccio qua in questa palestra che è di Angelo Carrara, ma ho anche l'altra palestra che probabilmente è a Nervi, in Salita Gropallo, e lì abbiamo un altro gruppo un pochino più, diciamo, numeroso, dei ragazzini dai 10 ai 13 anni. Invece qua sto cercando in qualche modo di recuperare un pochino di bambini e ragazzini, anche se il catino è enorme, ma purtroppo non riusciamo ad avere, diciamo, forse anche per la situazione che c'è stata del Covid, e comunque non è, diciamo, per i genitori e le famiglie non è così semplice far venire magari dei bambini in palestra per la situazione, diciamo, al chiuso. Quindi, però stiamo cercando di continuare, diciamo, la pubblicità sui social, di cui lo faccio anche io, perché comunque essendo anche insegnante tecnico do comunque il mio contributo, e avere comunque un bel gruppo di almeno una decina, se si riuscisse in qualche modo. Adesso ne ho 3 o 4 e basta. Invece a Nervi ne ho già tra i 15 e i 18 ragazzi, quindi già quel cattino lì piano piano si sta formando un bel gruppo, cioè un bello folto. Prima dell'agonismo si punta anche un po' sul divertimento. Sì, si punta moltissimo sul divertimento, anche perché i bambini e i ragazzini devono prima divertirsi e poi acquisire tutta la parte tecnica e poi più avanti anche il combattimento. Ci sono sempre dei bambini magari che hanno una motorietà innata, quindi sono più bravini, ci sono alcuni che devono recuperare, ma comunque io cerco sempre di divertire facendoli, diciamo, fare delle attività motorie consone proprio, e avere comunque tutti sullo stesso piano, cioè una squadra unica che diciamo possa portare l'ardita, diciamo, come sport da ring per bambini e ragazzini ai campionati regionali, interregionali, italiani. Piano piano si sta crescendo.